Il problema principale è proprio l'informazione, perché bisogna parlare che viviamo in una società dove la politica non ha più valore. Le scelte vengono fatte in base al denaro e a quello che si può ricavare dal denaro. La marijuana è un nome attribuito alla canapa dagli anni 20 e 40 dagli americani, dal cosiddetto dal signor Haslinger, forse qualcuno lo conosce. Se volete informarvi meglio potrete andare a vedere su YouTube La vera storia della marijuana, che è un documentario fatto veramente bene, che racconta tutti gli eventi del proibizionismo, da quando è iniziato e dei motivi. Il suo nome è canapa, non è marijuana, poi si può chiamare ganja, weed, come vogliamo, però il vero nome è la canapa, su cui l'uomo ha usato per migliaia di anni, ed è quella la verità che viene nascosta oggi. E ancora oggi se bisogna parlare di questa pianta, come i programmi che fanno in televisione, sono tutti manipolati, parlano dell'effetto della cosa che è la droga, non è vero, perché chiunque fuma sa benissimo che l'alcol è molto più dannoso, ti fa avere meno controllo della tua persona, mentre la marijuana è più introspettiva e placa la persona, al massimo ti può dare un po' di paranoia se non l'hai fumata mai e dici che cos'è, puoi avere un po' di paura della sensazione, ma non è una sostanza che ha ucciso mai nessuno. E parlare del fatto che è una droga è proprio buttare fumo alla gente per non parlare del vero problema. La canapa è stata proibita perché era la prima concorrente della fibra sintetica, è stata proibita perché apparteneva ai contadini e non ai petrolieri, come dire. E se si va a vedere nella storia, tutti i presidenti americani, gli americani hanno fatto tutta una guerra nel mondo per proibirla in tutto il mondo, perché il problema è delle multinazionali che avevano l'interesse, la vera storia è una delle più grosse, la DuPont, che è quella che detiene il brevetto dell'acrilico che si mischia con la lana, della gomma, e sono queste multinazionali che negli anni 30 con il presidente Mellon, se non sbaglio, che era il primo finanziatore della DuPont, ha messo la prima sovrattassa su un'oncia di canapa in America, che da 20 centesimi è passata a $1.80, proprio per eliminare innanzitutto i coltivatori, per rendere sfavorevole la coltivazione della canapa. Ma vi assicuro che era una pianta utilizzatissima, allora non c'era manco le luci e la gente andava con le lampade a olio, e l'olio che si usava era olio di semi di canapa, che è trasparente. E invece loro volevano vendere il petrolio per far bruciare le cose, la gente non gli piaceva, la gente non voleva il petrolio perché bruciava nero, e invece preferivano l'olio di canapa. Tutte le tele, le vele, le corde, pure il dollaro, i primi dollari erano stampati su carta di canapa, si può fare la carta, si può fare. E questo è quello che bisognerebbe parlare, della motivazione per cui hanno bandito questa pianta, e che la vera motivazione è quella che oggi chi parla contro o è ignorante o sape muto, sa molto, conosce molto bene la storia. Quindi non si può parlare di questa pianta se non si parla delle motivazioni per cui è stata proibita. Il fumare è l'ultima cosa, è l'ultimo motivo che mettono sempre davanti, mentre la verità è che le industrie farmaceutiche hanno il dominio sul mondo, le industrie petrolifere hanno il dominio sul mondo, e questi non vogliono che sia liberalizzata la canapa, da cui si può fare combustibile, fibra sintetica, medicinali. Questo è il vero motivo per cui la canapa è proibita, e questo è il motivo che dovrebbe spingere le persone a informare chi non conosce la storia, chi non sa la verità dietro questa pianta, che è stata proibita per l'usufrutto di certe persone che volevano vendere le loro cose e non dare la possibilità a tutta la gente di coltivare, di fare sviluppare questo prodotto. Ricordo che negli anni 30 in Italia stavano nascendo le prime industrie di canapa a serio, perché prima si lavorava a mano, con l'avvento dell'industria si stava incominciando a farla in produzione in serie, e gli americani ci hanno tenuto moltissimo a farlo proibire in Europa e tutto il mondo, hanno fatto proprio una battaglia. Ricordo che l'America è un paese che ha bombardato più di 100 stati in questi ultimi 100 anni, quindi è come se ha bombardato ogni anno uno stato, quindi bella storia. Comunque noi crediamo sempre erba libera, perché siamo fumatori e pensiamo che il diritto della persona
se non fa male al prossimo, se io non invado la tua libertà, vorrei essere libero a casa mia il sabato, la domenica, di bermi un bel bicchiere di vino o di farmi un bello spinello. Non penso di far del male a nessuno, e questa è l'ultima parte che bisogna ribadire e bisogna credere per parlare.